Ma guarda che mi viene a vedere chi sono. Oh, porco due! Bella a tutti, ragazzi, e benvenuti a un nuovo episodio di Sounds of the Forest. Iniziare a fare ASMR, secondo me. Cioè, è un'evoluzione, è comunque... Vabbè. Eravamo rimasti, ragazzi, che il nostro esperto videogiocatore qua l'altra volta ha fatto la giocata. E ovviamente sto parlando di Kelvin, che costruisce da solo sta villa gigantesca. E se la go... guarda come se la gode. Allora, fratello, dedicati alla struttura quella dietro. Tanto vedo che te la cavi col fai da te. Allora, devo fare così. Ok. Ah, posso cucinare anche una buonissima raw gamba, che con un pizzico di basilico è... bijou. Ed ecco il nostro buonissimo raw carne arrostita. Sarei curioso di vedere come si mangiano le braccia, stico. No, perché veramente... ah, de bono Twix. Mangia. A posto, era buonissimo. Devo aprire un ristorante gourmet a Milano, io. Che ne so di ste cose. Ma non ho capito, che cazzo devo fare qua? Ah, di sopra, che stupido. Quindi tu non puoi metterli a caso i pezzi, devi proprio mettere quelli giusti. Kelvin, tu sei un pazzo scalmanato sclerotico. E quindi, ragazzi, anche questa è fatta. Teoricamente dovrebbe essere finita. Uno, due, vai Kelvin, è tutto tuo. Come, ma si è chiusa la porta. E come ci entro io qua? Kelvin, e falla l'entrata. Non è che possiamo, ragazzi. Cioè, si può entrare? Come cazzo ci entro in sta casa qua? A parte il fatto... ah! È scorrevole, beh certo, non avevo dubbi. Vabbè, ragazzi, allora è il momento di andare in exploration. Perché abbiamo fatto un bellissimo accampamento, secondo me. Adesso c'è la casetta. Andiamo finalmente in esplorazione. Io direi di andare dove ci sono gli AirTag, ragazzi. Quindi nei punti viola. Molto importante questo, perché effettivamente, se ci pensiamo, nei punti viola ci sono proprio gli AirTag. Quindi vuol dire che c'è qualcosa di tecnologico in quel punto là. Ci stiamo avvicinando all'altro AirTag. Ma tra l'altro quanto è fatta bene sta roba, raga. Ma scusate, ma che figo, è bellissimo, scusa, questo è veramente bello, raga. L'altro AirTag più o meno dovrebbe essere qua, il geolocalizzatore. Non so bene che cosa possiamo trovare. Io vado con la pistola per essere sicuro, tra l'altro non ho neanche troppa vita. Quindi magari se riuscissi a trovare delle medicine in giro non sarebbe nemmeno troppo male. Ragazzi, lo sento! E l'AirTag sta lampeggiando, attenzione. Ma mica, ma non è che è una bomba? È questo? Ho trovato una corda, della roba da mangiare, del vino. Che cazzo? E dov'è l'AirTag? Porca vacca. Sono vivo, sono ancora vivo. E dove minchia è? Oh santo Dio! Ok, credo di aver trovato l'AirTag, ragazzi. E credo si può tagliare. Madonna, raga, ma che ansia sta roba. Cosa ho trovato? Un walkie talkie. Ecco, questo è il GPS. La torcia! Minchia, grazie a Dio! Grazie, brutto stronzo. Chi sei? Ho una torcia. Ragazzi, è culo qui. Guarda che la torcia serve, eh. La torcia serve veramente un sacco. Potremmo tornare nelle caverne e fare una run fatta bene. Dirigiamoci, ragazzi, al prossimo punto viola. Vedo, tra l'altro, che nel tragitto per arrivare là c'è un altro punto verde. Se vi ricordate, il primo punto verde, quello in basso, ci ho trovato un caddy abbandonato a se stesso, non serviva a niente. Magari in questo c'è qualcosa di utile. Tanto ci dobbiamo passare per arrivare al punto viola. Quindi passiamoci, vediamo che succede. Allora, ragazzi, siamo vicinissimi al punto verde, che è qua. Eccolo, un altro caddy. Ma perché è pieno di caddy? Oh, salve! Mi può portare fino alla spiaggia? Ma perché mi fa vedere i caddy? Ah, c'è una caverna qua, minchia. Cioè, i punti verdi sono caddy. Però qua effettivamente ci sono delle caverne. Quindi questo caddy ha un qualcosa vicino. Allora, entro un attimo. Allora, non voglio fare la caverna, che sennò diventa un disastro. Però almeno per vedere se trovo medicinali nell'entrata, che serve. Allora, tanto c'ho la torcia. Scusate un attimo. La torcia, please. Madonna, ragazzi, l'utilità di sta torcia è incredibile. In teoria, all'entrata, vicino, ci dovrebbero essere le risorse. Cose in genere ci sono sempre. Porco tuo padre. Food and dining? Che cazzo è? Raga, una botola! Minchia, siamo in Lost! Oh! What the fuck? No, ragazzi, che cazzo è? Incredibile. C'è tutto, food and dining. C'è veramente, ci sono risorse. Raga, ho trovato un bunker. Delle ma cos'è successo qua? Dardo per balestra? Ah, rispetto a quello che ho mangiato fuori. Ostriche.
Io in realtà dovrei essere Timmy, il bambino del primo The Forest, teoricamente, ragazzi, non lo so. Quindi, teoricamente, questo è un sequel, non un prequel. Ho sbagliato, non lo so, ragazzi. Però sembrerebbe un sequel dalla tecnologia che vedo, perché è molto più avanzata di The Forest normale. Quindi devo recuperare questo miliardario scomparso. Non so che cosa stiano facendo qua. Questa porte è chiusa? Mi serve una tessera, va bene, vai. Fin qua, vediamo. C'è molto sangue, non mi fido moltissimo, io a stare qua. Qua c'è del gas, magari non spariamo con la pistola. Ma cosa? Va bene. Io qua sento un rumore strano, tipo un elicottero. Comunque serve una tessera che non ho. Nel frattempo ho trovato un sacco di viveri. Ma non male, non male. Avrei preferito medicine, ma abbiamo ancora il punto viola da scoprire. Bello. C'è un bunker nascosto, quindi molto. Ci sono molti più segreti qua che nell'altro The Forest. A quanto pare c'è molta più roba tecnologica. Bellissima sta cosa. Oh, Kelvin! Minchia, non hai idea di cosa ho trovato! Ho trovato il McDonald's! Qua sotto c'è il McDonald's. Vuoi mangiare? Dov'è Kelvin? Eccolo. A lui non gliene frega niente. Potrei essere andato anche al centro commerciale. Che gliene porta a lui? L'altro punto verde dove c'è il Caddy. Allora, a quel punto forse nascondeva un altro bunker che non ho visto. Perché a quanto pare i punti verdi non sono. Ok, dicevo, a quanto pare i punti verdi non sono i Caddy, ma sono i bunker. Oh! C'è roba. Medicine! Medicine, fratello, ti prego! No! Perché trovo tutto meno che quello che mi serve nella vita? Sempre, oh, nei giochi. A medicine per caso? No, però posso dormire dove ha dormito lui, che non promette benissimo, però. E lui è finito male. Ok, corde per teleferica, che ancora non ho capito bene come funzioni questa teleferica, però vabbè, quello è un dettaglio. Qua posso bere. Mi deve per forza. Deve lampeggiarmi per forza, perché l'ansia me la deve mettere, a quanto pare, però vabbè. Eccolo. C'è una croce. Ah, quindi è sottoterra, è sepolto. E come cazzo lo che c'è? Ho la pala. Kelvin, ragazzi, quando servi. Eccoti. Che stai facendo? Stai cagando? Riesci tipo a scavare qualcosa del genere? Costruisci, recupera, resta. Sgombra, seguimi, recupera. Raga, me la devo cavare da solo, ma non ho la minima idea di come. Di come scava, perché non ho la pala io. Posso provare a fare una cosa, ma non so quanto serva. Vabbè, tanto abbiamo salvato. Volendo possiamo provare a farlo. Ho una bomba temporizzata. Posso provare a buttarla per terra e vedere che succede. Però è un po' too much sostanzialmente. Vabbè, dai, proviamoci. Minchia, via! Non ha funzionato, vabbè. Buongiorno! Salve! No, 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 niente, guarda, giuro. Non ho niente, ho una croce, una croce. Viva Gesù Cristo! Mi scusi! Ma che cazzo è questa? Ciao. No, 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 nulla, nulla, nulla. È una croce di Gesù Cristo. Mi scusi. Oh! Ma che cazzo è questa? Oh, fratella! Non ti faccio niente! No, telecamera. No, no, no. Hai rotto il cazzo. Cosa? Chi è? Raga, ma chi è? Ma chi è? Mi scusi. Dove va? Venga qua. Quanto cazzo corre? Beh, ha quattro gambe, ha faccio dopo, cazzo. Oh, vieni qua. Una sciacchita muro. Io, dai che buio. L'ho persa, raga. Porca puttana, lo sapevo. Dov'è? No, raga, l'ho persa, non vedo niente. Naccia, veramente, Dove cazzo è andata? Non vedo nulla, si è fatto pure buio. Io, cara croce. Viva Gesù Cristo! Ok, questo è il bunker di... siamo vicini al bunker di prima. Sono in una zona... Madonna, ragazzi, è diventato Slenderman. Cioè, totalmente al buio. Pessima scelta, ragazzi. Pessima scelta. Oh, siamo tornati, raga. Meno male, casa non c'è casa. Fatemi dormire un attimo, perché... non vedo una sega da ieri. Ok, perfetto. Oh, merenda. Un bel braccio. Oh, che cazzo è l'attacco di giganti? Oh, ma chi è questo? Sto strunze merd. Ma chi sei? Stai fermo? Beh, è il mio saluto questo. Il tuo era molto più pacifico. Per altri saluti, vienimi a trovare il martedì e il giovedì, che sono qua per te. Allora, vediamo se riesco a mangiare. Si può mangiare? Nice. E la colazione si è fatta. Lo prendo? Ok, dagli fuoco allo zio.
che almeno recuperiamo i pezzi. Detto questo, ragazzi, io di caverna me ne sono fatta una sola. Quindi io teoricamente dovrei entrare nelle altre, perché se non entro nelle caverne non finiamo il gioco, perché là è, c'è tutto praticamente. Nelle caverne ci dovrebbe essere tutto quello che ci serve per proseguire, no? Ecco qua, ok. Oh, eccolo! Ma allora sono orbo! C'era il caddy che era questo e c'è anche il bunker, raga. Sono stupido. Minchia, subito a vedere cosa c'è dentro. Non mi serve perché qua o da una parte o dall'altra ci deve essere la tessera. Secondo me, ragazzi, la tessera si trova dove c'è sepolto quel tizio con l'airtag. Sono quasi sicuro di questo, perché non la metterebbero mai nell'altro bunker. Quindi io credo che qua ci sia un altro bunker. Esatto, vedi che c'ho ragione. Però qua ci vado con la pistola, col cazzo che c'entro senza. Buongiorno. Ah no, è un poster. Minchia, ma è grossissimo questo qua. C'è una stampante 3D, sto male. Cos'è? Resina tutte. Ah, ho messo una resina per la 3D printer. Ma posso usarla sta stampante o no? Ah, eccola. Ah, puoi stampare. Ma sto male, puoi stampare le frecce. Sto male, bellissimo. È geniale sta... Che è? Vabbè, allegro. Tanto posso stampare un miliardo di frecce, perché veramente add resina to printer. Frecce stampate in 3D, ragazzi, ma io ne ho un miliardo. Ne posso stampare un miliardo. Minchia, devo veramente prendere di tutto qua. Grazie. Fiaschetta sta, minchia, questa è utilissima. Vediamo se c'è qualcos'altro. Maschera. Rampini. Tessuto tecnico. La slitta. Puoi stampare una cazzo di slitta. Maschera. Ma io stamperei una maschera e un tessuto tecnico, ma non ho capito cos'è. La maschera forse mi serve per non farmi attaccare dagli indigeni, ragazzi, potrebbe essere. Cioè, ma ragazzi, sto male. Va bene. Batterie, ok. Infatti non dovrei tenere la torcia troppo accesa, ragazzi, qua, perché sennò la sprechiamo. Allora, prendiamo la maschera. Perfetto, la posso indossare? Va qua. Maschera rossa, equipaggia. Ah, non la puoi tenere sopra, la puoi fare solo così, ok. Probabilmente se becco qualche indigeno me la metto su e teoricamente dovrebbe servire. Teoricamente, ragazzi, non lo so. Ricordiamoci, raga, che mi serve una tessera per entrare nell'altro bunker. Ok. Ok. È una parte del bunker. Ma chi è che ha costruito ste robe, ragazzi, comunque? Cioè, è veramente incredibile. C'è una... soldi, orologi. E anche qua c'è una musichetta, la sento. C'è una radio là dietro. Però anche qua non posso entrare, ci vuole una tessera. Fottuta tessera. So dove la trovo la tessera. È sepolta col tizio nel punto viola. Mi ci gioco quello che volete, ragazzi, che la, mi ci gioco quello che volete. E per disseppellire il tizio sepolto là sopra, sicuramente devo trovare una pala che si troverà nelle caverne, 100%. Ma lo so io, ma non c'è, è scritta sta roba. Manca farsi un bel giro per le caverne. Quindi io dovrei salvare la partita che ho appena salvato, tra l'altro. E mi dovrei fare un girello per le caverne, perché è questo che ci serve, ragazzi. Se no non andrò mai avanti. Ok? Bene, e anche l'altro bunker è stato scoperto. Let's go. Allora, ragazzi, noi eravamo entrati in quelle caverne a destra che ci sono là. Io direi di andare nelle altre, quelle che sono dritte, perché effettivamente quelle non le ho viste. Ce ne sono un sacco di caverne in realtà. Ragazzi, ho appena scoperto che si può zoomare la mappa. Ma che cazzo dite? Ma ragazzi, ma è pieno di bunker. Ma minchia, ma l'ho appena... Ma non... Ma ragazzi, si può zoomare la mappa. E di... Ma perché non... Perché in questo gioco non ti spiegano niente? Minchia, ma ci sono un miliardo di bunker. Tra l'altro uno è qua vicino. Oh! Scusate, non avevo visto che stavo entrando nel... Scusa. Vabbè, vi ho fatto un po' di roba, poi me ne vado. Grazie. Posso aprire qua? No, che mi serve roba. Poi me ne vado adesso, giuro. Prendo solo un po' di roba. Scusa la radio. Salve. Ho la maschera. Vediamo se con la maschera mi fa qualcosa. Scusa, aspetta un attimo. Hai visto? Adesso ti faccio paura io, Cugaz. Questa stampante 3D, zio. Ma guarda che mi viene a vedere. Chi sono? Oh, porco due. Di tua madre morta, bastardo. Vabbè, mi sono cagato addosso, ragazzi. Andiamo via. Però è stato interessante, se devo essere sincero. È stato molto interessante. Grazie. A cosa serve sta minchia di maschera, allora? Scusate. Raga. Buongiorno, ragazzi. Buongiorno. Questo quanto cazzo è grosso. Che cosa stracazzo state facendo qua? Non volevo rompere le palle. Arrivederci. Continuate così che stai facendo un ottimo lavoro. Siamo quasi arrivati al bunker, raga. Ci siamo, raga. Eccoci qua. C'è altri caddy. Dove ci sono i caddy c'è un bunker. Cos'è sta roba qua?
Cioè, per vedere, per rilevare i fantasmi. Cos'è sta roba qua? Ah! Devo scavare. Vedi che mi serve la palla. Hai cacato, cazzo. Vedi che mi serve la pala, raga. Dove la trovo la pala? La pala è tutto quello che ci serve per andare avanti nel gioco. Scaverei a mano, ma non posso. Non è che la posso craftare la pala. Secondo me va trovata, ma non ho idea di dove possa trovare una pala. Cioè, devo provare una caverna randomica e vedere che succede. Una volta trovata la pala, finiamo il gioco praticamente. Non lo so. Proviamo a entrare nelle caverne, ragazzi. È l'unica, perché ho fatto giri chilometrici. Eccoci qua. Le caverne sono... Dovrebbe essere questa l'entrata. Allora, l'entrata l'ho trovata, ma scusate un attimo. Salve, ho visti da lontano, volevo capire se potete darmi una mano. No, vabbè, grazie. Tu tipo qualcosa, una pala ce l'avete? Mi serve? Un casco? Oh merda, oh merda. Via, 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 via. Alle caverne, presto. Ah, non ci arriverò mai. Ci arrivo. Veloce. Brava, brava, sassa, yeah, yeah, yeah. Mi ero dimenticato di fare l'outro, ragazzi. Quindi la sto facendo adesso con la webcam. Perché magari quando registro, se faccio l'outro è meglio. Comunque, ho appena finito di montare il video che avete visto. Stanno uscendo video di The Forest un giorno sì, un giorno no. Quindi tranquilli che continua molto presto. Continuate a guardare gli episodi, perché tra poco ci sarà il risvolto incredibile di trama di The Forest. Quindi, ragazzi, iscrivetevi al canale e ci vediamo dopodomani con un altro episodio di The Forest. Bella, ragazzi.